Mezzetti condusso Alberto Mezzetti, vincitore del GF 15, è riuscito ad andare a cena insieme a Barbara D'Urso. Ecco cosa è successo tra i due. Si può dire che Barbara D'Urso è certamente una donna di parola. Come promesso al GF 15, infatti, la nota presentatrice Mediaset è davvero andata a cena con il vincitore del reality show Alberto Mezzetti. Quest'ultimo lo ha raccontato al settimanale Di Più, svelando inoltre qualche ulteriore dettaglio sul galante appuntamento con la Carmelita Nazionale. Come raccontato dal Tarzan di Viterbo, dunque, l'incontro tra i due è avvenuto a Milano, città dove la D'Urso vive da anni. Alberto e Barbara si sono visti in un ristorante scelto direttamente dal Mezzetti. Lui è arrivato con la sua automobile, mentre lei con una vettura guidata dalla sua autista. Per l'occasione, Alberto Mezzetti ha sfoggiato un outfit semplice seppure stiloso. Il giovane imprenditore indossava dunque una camicia blu, dei pantaloni color crema e un maglioncino chiaro. Più sportiva, invece, è apparsa diversamente dal solito la D'Urso, che ha scelto di indossare una giacchetta di jeans e dei pantaloni. Purtroppo non ho foto del nostro appuntamento, perché i patti erano chiari. Il mio telefono, per vederla, ho dovuto lasciarlo in macchina. Così ha rivelato al settimanale l'ex Geffino. Ma cosa avranno mangiato insieme Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti? Cena Mezzetti D'Urso. Il menù, secondo i bene informati, Alberto Mezzetti ha ordinato un piatto di spaghetti cacio, pepe e gamberi. Barbara D'Urso invece avrebbe scelto un antipasto e un secondo. Però gli spaghetti che avevo preso io l'hanno incuriosita e li abbiamo mangiati insieme, dallo stesso piatto, incrociando le forchette. Così ha voluto puntualizzare il simpatico Tarzan. Poco dopo, la cena è diventata piuttosto intima. La complicità tra i due pare essere aumentata minuto dopo minuto, tanto da destare qualche piccolo sospetto. Per tutta la cena abbiamo riso molto. Ha un sorriso bellissimo, vederla felice mi ha riempito il cuore. Così ha rivelato Alberto Mezzetti, non senza un certo autocompiacimento. L'incontro è addirittura finito con un bacio, ma il Mezzetti ha tenuto a precisare che un bacio vero non è ancora scattato. Mentre la baciavo sulla guancia i nostri nasi si sono sfiorati, ma niente di più. Alberto continuerà a corteggiare Barbara, considerato il feeling raccontato dal Mezzetti. Potrebbe quindi davvero nascere l'amore tra lui e Barbara D'Urso. Ho pagato il conto, e ci siamo divisi. Però credo sia nato un rapporto di complicità, una curiosa e rispettosa amicizia. Io continuerò a corteggiarla. Mi hanno insegnato che il corteggiamento più è lungo e più è divertente. Così ha assicurato il giovane, che siamo certi manterrà la sua parola.